Parlatemi se poi superi i limiti di tempo, perché quando parlo di Matteotti non lo muovo qui, mi raccomando, però. Mi chiamate di mettermi per la giacca. Però mi piace sottolineare una cosa, se parlo del modo della presentazione. Chiaro, nella sua premessa, ha ricordato subito che Matteotti è stato un pacifista molto pacifico. Quando si parla... Pronto? Più vicino? Perfetto. Dicevo, Matteotti è stato un pacifista molto particolare. Nel senso che quando si parla di pacifismo si parla, si pensa, perfetto disarmato, una figura del tipo gandhiano. Ecco, Matteotti è stato un profeta armato, decisamente armato, di fronte alla, diciamo pure labile, un poco ambigua linea del Partito Socialista Goretiano che nel 1915 lanciò lo slogan non aderire e non sabotare, non soltanto insorse con particolare violenza nei confronti della segreteria del partito, ma assunse su di sé chiaramente, lucidamente, consapevolmente il ruolo di sabotatore. Un ruolo che aveva fatto suo già da molto tempo, è stato ricordato che era stato oggetto di numerose aggressioni, perché in realtà superò molte aggressioni anche perché era allenato, nel senso che aveva cominciato da giovane, e aveva cominciato già nel 1912, ai tempi della guerra di Libia, allora aveva 27 anni e insorse pubblicamente nei confronti di quella avventura coloniale che giudicò assolutamente scellerata, e lo fece in più sedi nell'ambito del suo partito e nell'ambito dell'amministrazione provinciale di Rovigo, che sono città di Piazza Corretto evidentemente, e fu più volte aggredito, malmenato, minacciato, già allora. Evidentemente era un destino di sangue che in qualche modo ci andava a prefigurare. Ma venendo al momento più tragico della prima metà, come diciamo dell'inizio del secolo breve, lo scoppio della prima guerra mondiale, quando nel giugno del 1918 una mano assassina uccide l'arciduca Francesco Ferdinando e la consorte, improvvisamente ci si rende conto di quanto fragile fosse l'equilibrio geopolitico che reggeva allora l'Europa e si assiste rovinosamente, quasi irresistibilmente, allo sparinamento di stati, istituzioni, equilibri politici che immediatamente vennero meno. E parte con una fatalità che sembra assolutamente inarrestabile una corsa alla guerra che immediatamente travolge gli imperi centrali, le grandi democrazie liberali europee. E poi, lentamente allargandosi a macchia d'olio, l'Oriente, l'Impero Ottomano, il Giappone, arriverà poi con l'ultima, l'America nel 1917, e con ripercussioni probabili anche in Sud America. Bene, una delle caratteristiche tipiche del politico, di quelli che lasciano l'impronta della storia, è lo sguardo lungo. Capire da subito che cosa sta succedendo. E sicuramente questo sguardo lungo Matteotti ce l'aveva. Come se ce l'aveva? Già nel settembre del 1914 scrive all'allora fidanzata Lelia, poi sarebbero sposati 2 anni più tardi, dicendo che è estremamente preoccupato per quello che sta succedendo e che sta studiando. Vengo da inventare queste parole perché forse sono più efficaci della narrazione. Sono preoccupato assai in questi giorni della possibilità che anche l'Italia entri in guerra e sto esaminando e discutendo se piuttosto non ci convenga allora provocare un'insurrezione. Si parla di una risposta armata all'ipotesi dell'entrata in guerra dell'Italia. E un mese più tardi scrive ancora, però l'idea non fosse stata sufficientemente chiara, il pensiero di coloro che stanno uccidendo si è terribile. E mi pare giusta l'insurrezione se si volesse domani, con assai poca realtà, lanciarci in una guerra contro l'Austria. Ma tira vento di piccole viltà, anche nel mio partito. Ecco, parole forti, direi, decisamente forti. E che tra l'altro, poi in quei giorni affida anche gli atti ufficiali, alle pubblicazioni, agli interventi che sono... agli atti del Consiglio provinciale, la sua lucida denuncia contro la guerra, che tra l'altro viene ripresa anche dalla FMI del manifesto di questa sera. Noi vogliamo la neutralità assoluta a qualunque costo, e agli atti della risoluzione del Consiglio comunale di Rovigo, se non erro del maggio, inizio maggio del 1914.
Che cosa succede allora? Ma succedono molte cose, per questa sua linea intransigente, Matteotti viene più volte minacciato, aggredito, tentano di ridurre al silenzio, in parte ci riescono. Si scontra anche contro la nervosità di una situazione molto difficile nella sua connotazione essenziale, perché è vero che esiste una nuova spinta fortissima verso la guerra che ha in Mussolini il suo interprete più significativo, che troviamo con una piccola parentesi, ma è vero anche che esiste come realtà forte, significativa e consistente il cosiddetto interventismo democratico, cioè una forte realtà all'interno della sinistra storica italiana, nelle sue diverse componenti, che guarda all'ipotesi della guerra come una parigenesi popolare, come al compimento della stagione risorgimentale, come alla addirittura santa occasione per cui si può mettere finalmente un fucile in mano agli operai e ai contadini, e quindi è visto male, almeno impariamo, cioè, ovviamente ancora non si sa quello che sta succedendo in Unione Sovietica, ma l'auspicio grosso modo è quello, e questa è la linea soprattutto del sindacalismo rivoluzionario interpretato da Filippo Corridoni, Manchester Diablo, eccetera, tutto quel filone che poi dopo diventerà fascista, nazionalista e altre cose, ma insomma è molto forte. Buona parte dei repubblicani e così via. Quindi c'è una componente, dicevo, fortissima, ma poi c'è insomma soprattutto lo stravolgimento di valori, di linea politica operata da Benito Mussolini, che ha un seguito fortissimo, uno straordinario carisma personale, e che tra l'ottobre del 1914 e il maggio del 1915 compie quello che gli inglesi chiamano una conversione assolutamente straordinaria e degna del miglior trasformismo nazionale, diventando in pochi mesi da internazionalista a nazionalista, da pacifista a guerrafondaio, diventerà poi dopo la guerra ovviamente anche fascista, ma comunque è già immediatamente assolutamente ex socialista, e per rivoluzione forse non abbastanza abilitata da pubblicano diventa monarchico, in attesa di quella consacrazione che poi verrà a suo potere dalla corte. Allora, questo è il quadro generale di contesto in cui si muove Matteotti, che non rinuncia a fare denuncia, non rinuncia a un'ipotesi insurrezionale, ne parla, ne parla liberamente preso nelle vie contadine, nelle case del popolo, preso il consiglio provinciale. L'ultima sua denuncia la fa, scientemente consapevole di quello che sta facendo, e non c'era nel discorso del giugno del 1916 presso la provincia in cui era ancora vicepresidente, poi sarebbe stato presidente. È presente il prefetto, cosa che succedeva frequentemente in quella circostanza, ecco, denunciato. Fu denunciato per comportamento antipatriottico e disfattista. Lui scrive poi, il giorno dopo, a volte raccontandole quello che stava succedendo, ma guarda, se è successo un gran pasticcio, hanno minacciato l'arresto, poi lì, e poi anche di nulla. No, si sbagliarono, non si è fatto in nulla. La cosa si tramutò in una denuncia formale presso la procura della Repubblica, anzi, la procura di Venezia. Fu processato per direttissimo, condannato a 30 anni con a 30 giorni di reclusione condizionale. Ma immediatamente fu coscritto e quindi poi arruolato forzosamente e sbattuto, come si diceva allora in Sicilia, la sua carriera di confino. In realtà, merita appena accennato, Matteotti era riformato per due motivi: in primo luogo per motivi di salute, era tisico, si aveva già fastidiato la sua famiglia, tenendo l'aspetto dei suoi cari, prima il fratello maggiore Matteo e poi il fratello minore figlio, e per lui era rimasto anche figlio unico di Matteo, quindi assolutamente era inarruolabile. Fu arruolato e mandato in questa battaglione di punizione a campo inglese in provincia di Messina. Non mi sto a dilungare perché le vicissitudini sono lunghe e complesse, e comunque partì una vicenda giudiziaria che si risolse soltanto poi alla fine del 17 con la completa soluzione in Cassazione per l'accusa appunto di comportamento antinazionale, ma, e questo mi piace sottolinearlo, nel dare mandato al proprio avvocato difensore Matteotti sempre con tenacia ribadì il fatto che nulla aveva da recriminare sulle sue azioni contro la guerra, e poi vedremo che cosa si sta facendo, e poi chiudo.
ma rivendicava assolutamente il diritto ad esprimere liberamente le sue opinioni in quanto rappresentante del popolo in un organo di rappresentanza del popolo. Questa linea fu bocciata in primo grado e in secondo grado, riconosciuta valida in Cassazione. Ma cos'era la guerra dei Matteotti? Perché poi questo è il discorso fondamentale. La guerra dei Matteotti era il capitalismo crudo, vero, autentico, senza la maschera, senza più regole, senza più leggi. Era il capitalismo delle origini, quello insomma, dell'accumulazione originaria in cui ci sono gli animal spirits di cui parlava Adam Smith, o lo spirito di rapina. È sostanzialmente la competizione tra capitali e tra stati che ha un vincitore incerto, ma vuole sicuramente guadagnare un mercato, qualunque sia il prezzo, nella consapevolezza che il prezzo non pagherà mai il capitalismo, ma lo pagheranno sempre i prezzi sul mercato. E sarà un prezzo altissimo in termini di sangue, di vita, di disagio, ma soprattutto di perdita economica, perdita di libertà. E cominciamo dalla libertà di espressione. Con la guerra scatta la censura. Tra l'altro, attraverso la proscrizione obbligatoria, Matteotti fu condannato alla duplice censura, quella che è valida e caotica, cui si trovava quella militare. Lascia voi immaginare che cosa può significare per un politico essere condannato al silenzio totale per 3 anni. Terminata la guerra nel 19, lui si presenta candidato a Rovigo, viene eletto immediatamente deputato, pochi mesi dopo ci sono le amministrative, 63 posti disponibili, 63 eletti socialisti. Evidentemente sapeva fare il suo mestiere, un aggregatore molto forte. Tra le perdite della guerra c'è anche la perdita della rappresentanza, perché il Parlamento, stiamo parlando comunque del vecchio Parlamento liberale, giovigliano, con un frutto di mille compromissioni, eccetera, ma insomma, è sospeso, il governo ha i poteri, quindi non c'è libertà di espressione, non c'è libertà di rappresentanza, non c'è libertà di associazione, le attività sindacali sono sospese. Bisogna lavorare all'economia di guerra, non si può scioperare, le paghe sono decurtate, le donne fanno il lavoro degli uomini, ma non per un fatto di promozione sociale, semplicemente perché le braccia degli uomini sono occupate al fronte a fare carne della macella. Il prezzo è enorme. E contro questo prezzo che Matteotti insorge, in nome di una idealità fortissima, che però estremamente, solidamente, sanguignamente radicata nella realtà di esponente socialista. Riformista, ma si chiamava riformista, però insomma, averne di riformisti, così ecco, devo dire, è veramente di questo estremamente no. Potremmo fare delle considerazioni del futuro. Voglio soltanto ricordare che il suo pacifismo fu messo a dura prova e più volte sollecitato anche dopo la guerra, quando si trattò di discutere in qualche modo folle pace di Versailles, che imponeva condizioni estremamente vessatorie alla Germania, creando i presupposti per la rinascita e il ritorno di quella questione tedesca che poi avrebbe gonfiato le vele dell'accento del nazionalsocialismo di Hitler. A proposito di sguardo lungo, ecco, Matteotti è uno dei pochi che già nel 1923, cioè 10 anni prima che Hitler prendesse il potere, denuncia, attenzione, quello che sta succedendo adesso in Germania affiderà il popolo tedesco alla follia di questo megalomano, di questo piccolo pericoloso allievo di Mussolini. Allora, ci piace adesso chiudere soltanto con una valutazione conclusiva che si rilascia a quello che diceva Conte all'inizio. Tutto questo non è che il tragico e sanguinoso cammino che, come una linea rossa di sangue, percorre la storia d'Italia dall'inizio del secolo fino alla palingenesi della guerra di liberazione. Come piace ricordare che in quella circostanza si combatté anche sotto le insegne delle Brigate Matteotti. E quindi quel nome, quella dignità, quella spiritualità furono testimonianza di pace, ma in armi. Perché questo era Matteotti, un pacifista armato. Grazie. Adesso vorrei presentarvi anche il consiglio.
Grazie. Grazie dell'invito. Alberto ci ha fatto riscoprire il vecchio adagio, la storia insegna ma non a scolari, quindi insomma alcune cose che ha detto, insomma, che ripercorrendo la storia personale e politica di Matteotti ci fa un po' ritornare in mente anche le vicende di stretta qualità che stiamo vivendo. Prima di iniziare l'intervento volevo riprendere insomma un po' il discorso del flash mob, perché il sindaco l'ha ricordato così un po' in passaggio, ma il fatto che un comune come Riano ha un solo istituto comprensivo, giusto? L'unico istituto comprensivo che ha viene su richiesta dell'amministrazione. No, sono partito dal collegio docente, dal consiglio istituto e poi l'hanno chiaramente approvato dall'amministrazione. Dall'amministrazione comunale, quindi vuol dire un ampio coinvolgimento sostanzialmente della comunità di Riano in titola e il proprio istituto a Matteotti. Cioè, questo dovrebbe dare la dimensione del fatto che la scelta di tagliare fuori Riano è incredibile, insomma, quindi mi auguro veramente, c'è del tempo, possiamo certamente recuperare, ma possiamo prendere anche un impegno come regione che qualora comune intenzione di mettere in campo delle iniziative le sosterremo totalmente, quindi da questo punto di vista cercheremo come regione, nel caso in cui a livello nazionale non si riuscirà a portare avanti questa battaglia, ma ci faremo carico di sostenere le attività per l'anno prossimo. Lo ritengo un atto doveroso, perché una comunità come quella di Riano, che ormai sente proprio, lo sente vicino, sente come qualcosa che gli appartiene, l'idea di Matteotti, credo che non possa essere tagliata fuori dalle celebrazioni, quindi questo ci tenevo insomma, a dirlo, e si può portare insomma caro sindaco sul mio sostegno totale. Mi veniva in mente, ci sono state un po' di suggestioni diciamo di vari interventi che ci sono stati, insomma il primo è stato il discorso di Draghi proprio qualche giorno fa, Stefano credo che era presente, insomma, mi ha lasciato un po' perplesso una frase, ma ho notato che insomma, a proposito di libertà di stampa, non mi è sembrata particolarmente presente sui giornali, però insomma lui ha detto che siamo coinvolti, seppur indirettamente, nel conflitto bellico in guerra. Insomma, verrebbe da dire che non si sono spinti così avanti neanche i governi quando hanno iniziato a bombardare la Jugoslavia, almeno lì ebbero l'ardire di chiamarla operazione Arcobaleno, e quindi mi è sembrato insomma, a proposito della Costituzione e del fatto che non venga rispettato, addirittura insomma Draghi si è sentito cioè, forte, libero sinceramente di poter dire una cosa che è cosa in cui nessuno si era mai sentito libero di esprimerla in questa maniera, dividendo il mondo tra buoni e cattivi, dividendo il mondo tra chi è con la Russia e chi è con l'Ucraina. E mi dispiace, io ritengo che ci sia invece una via diversa, che è quella per la pace, e che è non è assolutamente. Non la vedo rappresentata nel suo discorso, mi è sembrato dare una botta forte e quindi mi è sembrata proseguire sinceramente la vicenda delle liste di proscrizione, degli articoli sul Corriere della Sera, dell'impegno dei servizi segreti a dire che c'è una rete di putiniani, se c'è ce la dicessero, perché io ritengo che molti di noi in queste settimane, in questi mesi hanno manifestato con la bandiera della pace,
manifestavano contro Putin, quando altri dicevano che era un leader democraticamente eletto. Io ricordo benissimo